l'area che abbiamo individuato e che abbiamo protetto finora prima di cominciare le operazioni, e piano piano abbiamo qua i resti di legno carbonizzato, e sono tutti dei pali che sono tutti lavorati, oltre a un pezzo di trave anche molto molto grande, che viene sicuramente dalla città, è stato buttato avanti, spinto in avanti, avvolto nel flusso piroclastico. E vediamo proprio quanto sia la cosa incredibile di Ercolano, è questa quantità enorme di materiale di legno, una cosa unica in tutto il mondo antico, che in queste quantità non sono stati mai ritrovati. Quando abbiamo cominciato in altri punti dello scavo abbiamo anche trovato arbusti, sono proprio la vegetazione che questo flusso piroclastico, man mano che avanzava, portava via. E sotto questi elementi architettonici noi abbiamo individuato i resti dello scheletro, che andiamo ora piano piano a scoprire. Ecco qui. Piano piano. Ecco qua. Allora, il povero o la povera Fuggiasca stava andando, si trova con la testa verso il lato a mare, quindi, ed è stato ovviamente, come è capitato tante volte qui, spinto, raggiunto dal flusso piroclastico mentre cercava probabilmente di fuggire, anche un gesto abbastanza istintivo e naturale. Allora, lo scheletro è caduto con la testa indietro. Quindi avrà visto l'ultima scena orribile, no? Di questa nuvola incredibile, questa cosa, questa massa che stava arrivando e che lo ha investito. Un rilievo attentissimo, in maniera da poter riprodurre sempre questa stessa situazione graficamente, eventualmente anche in museo, anche dal punto di vista della ricostruzione, per esempio con stampanti 3D. Poi cominceremo a smontare come una specie di Shanghai, no? Crollo, questo ammasso di materiali, in maniera da poter liberare lo scheletro, e poi procederemo con delle lame di metallo a tagliare un pane di terra molto più grande dell'ingombro ovviamente dello scheletro, per poter poi proseguire in laboratorio l'ultima parte dello scavo. Questa vittima probabilmente aveva con sé i suoi ferri del mestiere oppure le sue pochi averi. Questo è un fenomeno che noi conosciamo sull'antica spiaggia. Tutti qui avevano portato qualcosa con sé di prezioso, perché tutti contavano di tornare a casa, addirittura avevano le chiavi di casa, oppure avevano i ferri del mestiere, avevano i loro averi. E perché erano fiduciosi? Perché la marina dell'epoca, l'ammiraglio Pino il Vecchio, aveva lanciato una spedizione di salvataggio che si stava svolgendo, ma che fu interrotta a luna di notte dall'abbattersi di questo terribile primo flusso piroclastico che spense la vita umana ad Ercolano per secoli e secoli. Essere una donna, però questo lo dobbiamo verificare, che quando uno è giovane non ha ancora definito nemmeno bene certi questi aspetti. Comunque, questo poi si vedrà. Gli ultimi momenti furono istantanei ma terribili, perché la nube ardente era così densa da non avere al suo interno ossigeno. A 500 gradi, alla velocità di 100 km all'ora, si abbatté in pochi minuti attraversando tutta la città, portando via con sé tutto ciò che riguardava i tetti, le parti alte degli edifici, e avendo un effetto sugli esseri umani di totale evaporazione. Chiaramente dove c'era ossigeno, anche solo l'ossigeno delle cellule del sangue, oppure all'interno della scatola cranica, avvennero dei fenomeni di combustione che normalmente in mancanza di ossigeno non possono avvenire, e questo è il miracolo ercolanese. Qui noi abbiamo i legni conservati allo stato, alcuni sono proprio legni allo stato marroni, no? C'è il colore dello stato di legno vivo, perché essendo umidi, in più in un ambiente umido, non sono bruciati e si sono pure conservati nel loro stato originale, dove invece l'ambiente era asciutto, è partito un processo di carbonizzazione che li ha fatto cambiare di stato, sono mineralizzati ormai, ma hanno mantenuto la loro forma, il loro aspetto, si riesce addirittura a riconoscere a che tipo di essenza arborea appartenevano. Le ossa dello scheletro sono rosse perché spesso abbiamo notato che i globuli rossi, avendo dell'ossigeno all'interno il sangue, hanno lasciato la loro impronta fissandosi sulle ossa. Oggi qui c'è un'enorme parete, alta fino a 26 metri,
Un tempo noi saremmo stati proprio sull'antica spiaggia, davanti a noi il mare, avremmo visto il golfo, a sinistra Capri, a destra Ischia, e in poche ore questo enorme flusso piroclastico che si abbatte sulla città spinge il fronte del mare a 500 metri più avanti e copre la città sotto questa incredibile parete di roccia alta 26 metri.